Buonasera a tutti, ringraziamo Maurizio Fulvio per aver organizzato questo momento di apertura di questa serata dedicata a Luciana Vinino, l'artista Luciana Vinino. Un saluto presente alla regione che ci hanno dato la sua presenza, poi abbiamo parlato lei che è molto importante perché è la clinica che stimola molti anni. Stimola e si confronta con Luciana Vinino, in cui insomma in questi anni abbiamo verificato la crescita artistica, e questa sera abbiamo vedo veramente una proposta di altissimo profilo. Io vi saluto come responsabile dell'album, che come mi capita molto oggi di fare agli artisti, però questa sera chiaramente lo faccio con uno spirito diverso per parte del tuo motivo. Innanzitutto devo Luciana Vinino, mia cugina, ho condiviso gli anni dello scientifico, abbiamo fatto lo scientifico insieme, quindi insomma c'è affetto che da tantissimi anni mi contraddistingue, e poi essendo anche una dirigente del Comune di Pescara, che non so, voglio sottolineare, abbiamo trattato anche con tutte le altre persone che usufruiscono perché la lettera dei cittadini con anche questo buon affetto. E quindi questa sera c'è questa presentazione che credo sia una mostra molto importante perché è una evoluzione. Io prima culturale si evolve sempre, si affronta a livello letterario, poeti, scrittori, musicisti, che anche di Fulvio, questo lo seguo da tantissimi decenni, veramente questo è più decenni, quindi sono persone che danno veramente un grande contributo alla cultura pescatese, abruzzese, e permettono anche di creare dei momenti di confronto con altri artisti, con artisti di altre regioni, di altre nazioni, come capita tante volte proprio Maurizio Di Fulvio con i tanti eventi che organizzano state qui all'Alto. Poi questa sera ci dobbiamo soffermare su Luciana Vinino. Io non entro nel merito della sottolineatura dell'aspetto artistico, non ho le competenze, sono qui appunto soltanto per introdurre questa serata. Io penso di dare subito la parola, invece a dare a lei, giusto? No, vuoi parlare tu? Non vuoi parlare per me? Ok, perfetto, la parola non c'è più, grazie. Dove è diventato
diciamo, non si rallenta un po' la corsa del quotidiano, non si riesce a comprendere questa importanza per affinare la sensibilità che va oltre. E quindi sono stata un po' inattiva, poi i miei figli hanno aperto due locali, dico, adesso come se invece tu ho quattro figli, quindi questo, diciamo, mi ha portato un po' così di ansia, di preoccupazione e in aggiunta a quello che conosciamo già da tempo. E quindi questa poi presenza angelica, quando ripreso, l'ho sentito e quindi ho vissuto con un momento di gioia, di serenità che spero che possa arrivare anche a voi. Poi la mia amica Anna Laurella, che da 30 anni che mi segue, adesso farà il passaggio di spiegare un po' questo momento nuovo. Donne che un po' sono loro che mi credono.
pensiero che viene loro, viene loro detto, che cos'è? Dice che avranno un essere, che ci sarà un essere nuovo, che nascerà un essere affermato in vita, per il quale esse stesse sono disposte a donare la propria vita. Ecco, questo è il senso di questa, ma diciamo che non manca solo per contare le immaginazioni, e si è andata oltre. E lei scava con se stessa, e scavando racconta attraverso immagini quello che ha trovato, quello che è un comune. Sua intensa lavoro di scavo dello se stesso, di ricerca, ha portato queste figure. E sono figure non misteriose e che creano appunto qualche difficoltà da avvicinare al lavoro. Ma oltre a questo, appunto, c'è questa creazione alla quale essa si avvicina. L'arte non è soltanto racconto, non è racconto, è soprattutto pensiero, ricerca, trascendenza, appello al respiro, è questo l'arte. E in tutti i sensi, dalla cultura, alla musica, alla poesia, è ciò che avviene, cioè il nuovo trascende attraverso l'arte in mezzo che può creare la trascendenza nuova. Quindi Luciano cosa voleva dire? La sua missione, questa è stata la sua missione. E come la realizza? La realizza attraverso un materiale povero, colori, luce e questi gruppi materici che creano la sostanza delle figure. E attraverso questo la luce ricompone ogni momento, cioè dove c'è rottura, dove c'è differenza, la luce ricompone in unità e diventa il nostro incontro, ogni contrasto. E anche all'opera delle opere che hai messo in campo oggi.
Perché ci tenevo? Non è soltanto una ragione, diciamo, di dolcezza relazionale. Ci tenevo perché questa tua attività ha una capacità educativa. Io ho in mente il funzionario pubblico, che tu sei mamma, moglie, donna, cittadina attiva, sei un civil servant di una pubblica amministrazione importante, per esempio quella che ha amministrazione di queste mura, e questo mi fa dire e mi fa capire che poi sei anche significativamente artista, forse anche intellettuale, e ce lo dirai, ce lo dimostrerai. Però io mi sento stimolato dal fatto, per esempio, di averti conosciuta come dipendente di una pubblica amministrazione che mi ha visto con il carico massimo di responsabilità. E ho l'immagine del dipendente pubblico, per esempio, della Prussia, dove lì, per essere all'altezza del compito, i prussiani non potevano scusarsi. Per avere il massimo della corrispondenza nei confronti del dovere. Ma qual era lo spirito di quella epoca? Organizzare il massimo della concentrazione, il massimo della canalizzazione di una bravura e quindi la massima liberazione delle proprie capacità. Una persona che coltiva la dimensione artistica, intellettuale, addirittura del disegno, del dipinto, della composizione con i colori di realtà che lei o lui, io credo che sia un altro modo di adempiere al dettato dello statuto della Russia. Cioè in questo modo uno davvero si concentra, organizza la migliore espressione di sé. E questa è la prima ragione per cui sono venuto, per onorare un dipendente della pubblica amministrazione che coltiva a tal punto la propria intelligenza e la propria anima da consentirsi l'incontro con la libertà del disegno, del pensiero, dell'immaginazione. Poi mi convince molto il titolo dato a questa mostra. Adesso provo a dire perché mi convince. C'è un bellissimo libro di Massimo Cacciari, L'angelo necessario, che io credo lo dovrebbero leggere tutti i terrapiattisti. Voi sapete, questa nuova generazione che ritiene che la terra è piatta. E sono quelli del giudizio immediato, del popolo dei click, quelli che darebbero una sentenza contro tutti costruita sull'immediatezza della loro ignoranza. L'angelo necessario di Cacciari aiuta a interpretare questa straordinaria espressione. Intanto chi è l'angelo? Lasciamo in pace Cacciari e pensiamo al nostro patrimonio di riflessione personale. Chi è l'angelo? Non arrivo a dire cos'è l'angelo. L'angelo per noi, per la nostra sensibilità, per il nostro patrimonio, è una figura che ha due caratteristiche. La prima, la lontananza, è lontano da noi, ma ha anche la vicinanza, ha la vicinanza per esempio ad una fonte di luce, ad una fonte di grandezza, forse di bontà, per chi ci crede. E poi l'angelo vola. Il fatto che l'angelo vola e il fatto che l'angelo ha insieme vicinanza e lontananza, che cos'è che ci consente nella nostra immaginazione? L'angelo ci permette di uscire da quella specie di cerchio nel quale noi ci fichiamo nella nostra vita quotidiana. Questo ci consente l'angelo. Ci consente la fantasia e l'immaginazione. Addirittura ci consente un livello di immaginazione che sta oltre ogni confine dell'immaginazione. Chi compie lo sforzo di dare forma all'angelo va riconosciuto come una personalità, una sensibilità, un'energia che aiuta tutti a interpretare come, dove, che forma ha l'angelo. Per esempio, è straordinario lo sforzo riuscito di concepire figura non figura, perché l'angelo, un'altra caratteristica che ha, è una figura non figura, o una figura che non riesce a figurare. E qui c'è. Mi convince, mi piace, mi conduce molto questo sforzo di usare di Dio, della quale sapevo che c'era una passione anche caratterizzata da competenza, da esperienza, da bravura. Mi permetto un'ultima riflessione. Quanti hanno bisogno dell'arte?
questo bisogno comune di tutti. E perché l'arte ci consente di ritrovare l'umanità? Molti lo dovrebbero dire, io provo a dirlo anche a noi. L'arte ci consente di ritrovare l'umanità. Se noi dovessimo in maniera raffinata dire dov'è la differenza tra l'umanità e il contrario da sé, qual è la differenza? Io provo a dire nella tradizione della eredità. L'umanità coltiva l'eredità dei valori, l'eredità del ricordo, della memoria, della civiltà, della cultura. Che cos'è che meglio di tutto consente il trasferimento dell'eredità? La produzione artistica. L'umano che a volte rischiamo noi di perdere o di disperdere, come si riesce a ritrovare? Grazie a queste straordinarie espressioni artistiche. In quale parte di questa città in questo momento si sta discutendo dell'angelo? Cacciari direbbe nei luoghi dove si sta coltivando il tempo del rito, della fede, ma c'è una porzione di popolazione che non dà tempo alla fede. Una riflessione, per esempio, che spinga chi consuma tutto nell'istante ad andare oltre l'istante, secondo voi facilita l'umanità o la riflessione del ritrovamento dell'umano? Certo che sì. Ecco perché io penso che Luciana di Dio vada riconosciuta, vada anche trattenuta quando lei si dedica a questo straordinario sforzo. E l'arte ci permette, come diceva un grande teologo, von Balthasar, di andare oltre quello che si vede. L'invito artistico, qual è? E l'invito ad andare oltre quello che si vede, perché non si esaurisce in questa prima immagine il significato di quell'opera. C'è dell'altro verso il quale siamo condotti. Un bravissimo teologo che questa volta è vivente dal Bruxelles, Bruno Forte, oggi non ho prodotto nessuna inimicizia, per cui ho il diritto di produrre un'inimicizia. Se potessi, lo vorrei avere messo di tutta la ragione. Bruno Forte dice che l'opera d'arte è bella perché mette tutto in un frammento. Cioè, consente lo stabilimento del tutto attraverso quell'elemento, quel frammento, quella piccola parte, ha la capacità di mettere insieme tutto. Ecco, io penso che Luciana Di Dio è riuscita a collocarsi lungo questo viaggio, lungo questo tracciato, pensando l'angelo e pensando anche il rapporto che va ritrovato tra la nostra condizione, a volte anche dei talenti che sta dentro il ciclo di vita, il progetto di vita di ciascuno di noi, e quello che ci deve essere come capacità di immaginazione, di trovare la figura nella figura. Io ringrazio Luciana. Mi ricordo, concludo, un grande imprenditore che ha voluto bene anche all'Abruzzo, nessuno se lo ricorda, ma ha voluto bene all'Abruzzo, Olivetti, imprenditore Olivetti, il quale attorno tra il 53 e il 57 pensò molto all'Abruzzo. E lui nella sua fabbrica originaria, quella nella quale si concepì comunità, nacque anche una rivista, un centro studi, lui voleva che colui il quale aveva un contratto di lavoro per produrre ricchezza avesse il tempo anche per coltivarsi, non solo per generare ricchezza, ma anche per coltivarsi, perché chi lavora non è vero che deve avere una personalità, un sentimento, una delicatezza, una capacità per pensare anche altro. Ecco, io sono molto contento che Luciana abbia insistito, io la sapevo incuriosita, diciamo riguardata da questa passione artistica, ma a distanza di 10 anni, se tu ti sei cimentato ulteriormente arrivando a questo livello, che io non sono giudicare tecnicamente, davvero mi complimento, e avresti fatto il piacere e la soddisfazione anche di Olivetti, perché per me tu sei il dirigente del Comune di Pescara, e un dirigente del Comune di Pescara che si coltiva anche in questa dimensione artistica e intellettuale, non solo ha il mio applauso. Voi sapete, che io posso dire, che chi ha responsabilità rilevanti nella pubblica amministrazione deve riportarsi mentalmente la loro casa.
non può avere in mente le ore 14 del venerdì, perché nella sua attività c'è il futuro di tanti diritti e di tante opportunità. Ecco, io penso che chi vuole il tempo lo investe a questo livello di discernimento, di approfondimento, di ricerca, di sicuro fa bene anche la sua attività di servitore della nostra pubblica. Complimenti, una grande stretta di mano e che il furore vi possa caratterizzare anche nei prossimi decenni.
aprire un piccolo buffet girando l'angolo, per andare via, se a parte non gira un angolo e facciamo qualcosa.